Salve ragazzuoli, oggi vi racconto Donald Duck's Playground per il Commodore 64. È un gioco educativo del 1984, sviluppato e distribuito da Sierra Online e che uscì per varie piattaforme come per esempio l'Apple II, MS-DOS, Atari ST, Amiga e ovviamente il Commodore 64 che è la versione che andremo a vedere adesso. Perché porto questo gioco? Per due motivi. Prima di tutto perché è un gioco, anzi per tre motivi. Prima di tutto perché è un gioco che all'epoca ho giocato tantissimo, mi piaceva molto, non avevo ben chiaro che fosse un gioco per bambini, un gioco educativo, ci giocavo molto perché mi piaceva la grafica, lo trovavo un gioco con una grafica molto bella, molto rilassante da giocare. In secondo luogo è un gioco di cui mi è ritornata la memoria perché l'ho visto portato qualche giorno fa sul sito dell'amico Giochi dell'Altro Mondo, l'ha portato e mi è venuto in mente, ha detto: ah sì, questo è uno di quei giochi che dovrei portare. E poi perché volevo portarlo per festeggiare sostanzialmente la conclusione della serie dei giochi di Larry, che l'ultimo episodio uscirà fra qualche giorno, in quanto questo è uno dei primi giochi che ha realizzato Hallo, esattamente lo stesso Hallo responsabile della creazione di Larry e della serie dei suoi giochi. All'epoca la Sierra Online aveva un contratto con la Disney e aveva una licenza per produrre giochi educativi basati sui personaggi Disney, e questo è uno dei giochi che venne prodotto. Come funziona? Allora, intanto per cominciare bisogna scegliere la difficoltà. La storia è che Paperino vuole costruire un parchetto giochi per qui qua, non ha una lira e quindi farà dei lavoretti occasionali per mettere da parte dei soldini, comprare dei giochi da mettere in questo parchetto e permettere così a qui qua qua di giocare. Allora andiamo a cominciare. Ecco qua, vedete, questa classica grafica Sierra, si muove un po' come Larry. Qui sulla destra ci sono i quattro possibili lavori e sulla sinistra invece ci stanno i tre negozi che vendono più o meno tutte le stesse cose. Allora, cominciamo dal primo. Ok, per quanti minuti vogliamo giocare? Diciamo 2 minuti. Qui lavoriamo all'aeroporto, vedete a terra l'aeroplano, e sotto ci sono dei bagagli con varie destinazioni, vedete. Allora, SLC, noi dobbiamo prendere il bagaglio e lanciarlo nel giusto rimorchio del Baltimora, nel giusto rimorchio del camioncino che porta i bagagli sull'aereo. Quindi vedete, sono giochi molto molto semplici, ma come dicevo, è un gioco educativo, non è. Vediamo se riesco a fare questo al volo. Sì, al volo, al volo. Non sono giochi difficili, sono giochi molto semplici. Appunto, è un gioco educativo per bambini, insegnargli a riconoscere le lettere o ottimizzare un attimo i tempi, quindi fare le decisioni, no? È meglio perdere un po' di tempo per raccogliere il bagaglio giusto oppure prenderne uno che ci sta sotto mano per lanciarlo alla svelta dentro il rimorchio. Queste sono decisioni che il bambino o io dell'epoca dovevamo prendere per cercare di ottimizzare i tempi, no? Dobbiamo favorire forse non ci sono riuscito. Comunque vedete, sotto c'è scritto che ho guadagnato 51 centesimi. Vedete, la grafica secondo me è molto molto buona per essere un gioco del Commodore 64. Qui per esempio preferisco prendere Phoenix perché è più vicino. Orf, non so che cosa sia. Slay. Non faccio a tempo. E i giochi praticamente sono
simili, nel senso che dobbiamo impostare un tempo, continuiamo a giocare fino a che non abbiamo esaurito il tempo, e alla fine del timer, vediamo, faccio a tempo a lanciare questo. Alla fine del tempo veniamo ricompensati con il denaro che poi potremo andare a spendere in quei tre negozi. I bagagli vengono caricati sull'aereo, che a questo punto decolla. Puntando verso quella nuvoletta sullo sfondo. E qui finisce e ci fa vedere che abbiamo guadagnato 81 centesimi. Ci fa vedere tutte le monetine che abbiamo messo da parte, così i bambini imparano anche a contare e a utilizzare i soldini. Secondo gioco, negozio di frutta. Anche qui mettiamo 2 minuti. Dobbiamo prendere al volo la frutta che ci viene lanciata e metterla nel giusto scatolone. Ecco, questo non l'ho preso. Paperino si è arrabbiato. Un'anguria. Questo credo sia un peperone. E questo boh, è un melone probabilmente. Melone giallo. Questo è un pochino più semplice perché in realtà non ci sono decisioni da prendere, solo da muoversi, muoversi rapidamente ed essere abbastanza precisi. Non lasciar cadere la frutta. Non so se ci leva dei soldi quando facciamo cadere la frutta. Effettivamente lanciare la frutta dal camion non mi sembra il modo più semplice per scaricarlo, però così è. Dalla traiettoria, dalla parabola che fanno i frutti, capire più o meno a che distanza ci dobbiamo mettere e scaricarli nella scatola giusta. Naturalmente, se li mettiamo nella scatola sbagliata, il frutto cade sotto e poverino sbaccaglia. Quindi, come vedete, il gioco è molto carino, sicuramente è un gioco per bambini. Io all'epoca questo non l'avevo colto, anzi pensavo che il gioco avesse una fine. Lo giocavo comprando un sacco di roba perché pensavo che prima o poi succedesse qualcosa, ma in realtà così non è. È solo per passare un pochino di tempo. Però al di là della grafica, secondo me molto buona, il gioco secondo me è fatto bene, cioè per essere un gioco educativo ha dentro un sacco di elementi interessanti, come appunto il colpo d'occhio, prendere delle decisioni, i riflessi, fare di conto, come vedremo dopo, imparare a gestire i soldi, quando si va al negozio dare i soldi giusti ed eventualmente farsi dare il resto. Ecco qua. E abbiamo guadagnato 41 centesimi. E adesso Paperino ha 1,22 dollari. Andiamo a fare il terzo gioco. Negozio di giocattoli. Ok, quello che dobbiamo fare è, vedete, lì c'è un giocattolo, un trino bianco. Dobbiamo posizionare la scala di modo tale da poter raccogliere il giocattolo e metterlo nello scaffale corrispondente. Quello a cui dobbiamo fare attenzione, vedete, sotto c'è invece che Amtrak si chiama Amquak, insomma il treno che passerà fra 1 minuto e 2 secondi. Quindi prima che il treno passi dobbiamo azionare quella leva che si trova a destra per chiudere la saracinesca ed evitare che i giocattoli cadano a causa delle vibrazioni del treno. Alcuni di questi giocattoli sono abbastanza indescrivibili, questo credo che sia un birillo. Quindi il bambino deve imparare a riconoscere le forme e i colori e soprattutto cercare di ottimizzare la sua strategia in modo tale da avere il tempo necessario per poter piazzare più giocattoli possibili prima che passi il treno. E vediamo se riusciamo a farne un altro.
treno passa fra 15 secondi. Vediamo se ce la facciamo. Sentiamo che comincia ad arrivare il treno. No, non faccio a tempo. Devo andare qui e chiudere la saracinesca. Perché vedete, trema tutto. E se non avessi chiuso, i giocattoli sarebbero caduti e avrei perso i soldi. Naturalmente qui se mettiamo meno di 2 minuti di tempo di gioco in questo lavoro, non abbiamo tempo di veder passare il treno. Cerchiamo di sbrigarci, cerchiamo di farne almeno un altro. Se faccio a tempo, sì, probabilmente sì, non devo spostare la scala. E così finisce. E anche qui veniamo pagati 45 centesimi. Andiamo a fare l'ultimo lavoretto. Railroad. Ok, dobbiamo lavorare per le ferrovie. Vedete, c'è il treno che parte e noi dobbiamo azionare gli scambi in modo tale che raggiunga la stazione che noi vogliamo. Questo, se vogliamo, è il gioco un po' più difficile perché, ok, dobbiamo... vediamo un po' se mettiamo il 5, che cosa va? No. Dobbiamo prevedere un attimo la traiettoria che fa il treno e azionare gli scambi di conseguenza di modo tale che raggiunga la sua destinazione, quella che viene indicata. Deve andare a Ducktown, qui per esempio non c'è bisogno di azionare niente. In generale dobbiamo capire il modo migliore per farlo arrivare a destinazione con il minor numero, facendo la strada più breve possibile. Qui deve andare a Duck Valley, vedete? Adesso deve riandare a Duck Corners, quindi non c'è bisogno di muovere niente. Aspettiamo che arrivi a destinazione. Adesso devo andare a Duck Landing, dobbiamo attivare lo scambio numero 2. Adesso devo andare a Duckburg. Per andare a Duckburg la cosa migliore è... non riesco a... ok, mandarlo di qua. Poi dovrà passare da sotto, da qua e da qua. Credo che questa sia la strada più breve per arrivare a Duckburg. O comunque beh, è finito il tempo. 45 centesimi. Ok, abbiamo fatto tutti i giochi e adesso possiamo andare a spendere i nostri soldini. Come vi dicevo, qui sulla sinistra ci stanno questi tre negozi che vendono più o meno tutte le stesse cose. Questo è di Pippo, per esempio, vedete? Ha diverse cose, un copertone, voglio andare indietro, ecco, ok. Un copertone, 25 centesimi, lo scelgo. No, che devo fare? Ok. No, allora, posso sceglierne più di uno? Forse sì. Ok. Posso comprare solo un giocattolo per volta, questa è un po' una rottura. Comunque va bene, costa 25 centesimi e quello che dobbiamo fare è dargli la somma esatta. Se non gli diamo la somma esatta, dobbiamo prenderci il resto. Allora, abbiamo detto copertone, prendiamo anche il timone e poi andiamo su T della cassa per pagare.
Poi che altro c'è? Ok, una rete, un solo centesimo e quindi gli diamo un centesimo e premiamo total. Ok, poi che altro c'è? Uno scivolo. Ok, prendiamo lo scivolo per un centesimo e questo vi dicevo è quel punto del gioco in cui i bambini devono imparare anche a fare di conto. Una vecchia scatola. Compriamo questa vecchia scatola, 10 centesimi, e gli diamo una monetina da 10 centesimi, perfetto. Appena comprati, i giochi vengono automaticamente portati al playground. Allora, qui si è incantato l'audio, questo è uno scivolo, costa 25 centesimi. E lo paghiamo. Poi che altro c'è qua? Ok, Monkey Bars. Compriamola, 10 centesimi. Perfetto. Poi che altro c'è? Ok, una specie di manubrio. Qui non abbiamo un centesimo, quindi gli diamo 5 centesimi. Premiamo T. A questo punto ci dobbiamo prendere il resto. Quindi dobbiamo prendere 4 monetine da un centesimo. Sembra tedioso, lo so, ma è fatto apposta per fare imparare i bambini a fare di conto, quando si va a fare la spesa con i genitori, come funziona il resto, cose di questo genere. Ecco fatto. Vedete, ci ridai 4 centesimi. E possiamo continuare. Allora, avevamo detto, abbiamo preso questo, questo, poi che altro c'è? Una scala. Le scale e le reti servono perché permettono a quel qua di passare da un piano all'altro del parchetto, come vedremo fra un po'. Poi che altro c'è? Swing, l'altalena, prendiamo l'altalena, 5 centesimi. Abbiamo 5 centesimi di moneta e quindi possiamo darglieli direttamente senza dover fare il resto. Ho preso allora slide, monkey bar, high bar, lad, swing, ho preso tutte, va bene, usciamo. E andiamo all'ultimo negozio, quello gestito da Minnie, invece. Allora, c'è un trampolino. Ok, costa solo un centesimo. Ok, trampolino, uno scivolo, forse l'ho già comprato, non mi ricordo. 5 centesimi, quindi gli diamo 10 centesimi e ne dobbiamo prendere 5 di resto. E ci ridai 5 centesimi. Allora, slide abbiamo detto, questo l'abbiamo già comprato, questi no, gli anelli. Diciamo su di total, ok. Che altro c'è dopo gli anelli? Un cavallo a dondolo, ok. Prendiamo il cavallo a dondolo, un centesimo costa. E premiamo T. Allora, credo che abbiamo comprato tutti quanti i giocattoli disponibili. E a questo punto possiamo andare nel playground. Qui però bisogna attraversare la ferrovia. Vedete che Paperino guarda sempre prima a destra e a sinistra prima di attraversare. E questo è il nostro playground. Io adesso non so se è possibile farsi investire dal treno, non credo. Comunque, vedete, io avevo sempre paura che prima o poi passasse il treno. Qui ci sono i vari giochi che abbiamo comprato e qui e qua possono interagirci. Questo è il Monkey Bar, questi sono gli anelli e questo è il cavalluccio. Qui c'è il coso, il timone. Premendo F5 dice che possiamo spostare gli oggetti. Allora, per esempio, proviamo a mettere
questa, la mettiamo qua, così è possibile salire al piano di sopra. E poi premiamo F5 per giocare. No, questa va bene qua. Ecco, F5. Quindi, allora, proviamo a salire al piano di sopra con la rete. Tucchetto. E possiamo giocare anche con il copertone. Sì, qui c'è l'altalena. Allora, qui c'è manubrio. Questa qui non serve a niente. Qui c'è una scatola che non ho capito qual è il gioco, ma la salta semplicemente. Va bene, ok. Basta. Il trampolino su cui saltellare. Allora, fatemi... Basta. Spostare questo scivolo qua al piano di sotto. E vediamo un attimo come funzionano gli scivoli. Allora, semplicemente sì, arriva al piano di sotto, quindi... No. Ok, così si scende. Ma posso scendere da qua? Sì, perfetto. E posso scendere pure da quest'altro scivolo qua. Quindi gli scivoli permettono di scendere, le scale e la rete permettono di salire e scendere. E sostanzialmente il gioco è tutto qui. Una volta che abbiamo comprato i giocattoli per il playground, per il parchetto di qua, non c'è nient'altro da fare. Possiamo, ecco, fare qualche altro lavoretto per comprare un ulteriore giocattolo per riempire quest'ultimo buco, ma sostanzialmente il gioco è tutto qua. Non c'è altro da fare, non c'è una fine. Riattraversiamo la ferrovia. Quindi, come dicevo, il gioco è tutto qui. Una volta che si sono comprati tutti i giochi disponibili e si sono riempiti tutti quanti i posti disponibili nel parchetto di qua, non, sostanzialmente non c'è altro da fare, quindi non c'è una fine vera e propria, anche se io all'epoca la ricercavo assiduamente, sperando che qualche cosa di nuovo succedesse, ma in realtà il gioco è tutto qui. È giusto un gioco educativo che consente al bambino di sviluppare e allenare varie abilità, però per essere un gioco del genere, secondo me è fatto molto molto bene. Ha un'ottima grafica, un'ottima giocabilità, è divertente, è rilassante, ci sono tante cose da fare. Certo, magari un pochino più di varietà non sarebbe costata, perché in effetti 4 giochi sono un po' pochi. Dopo si possono ripetere per cercare di diventare sempre più bravi, ma sostanzialmente il gioco è tutto qui. Comunque era interessante vedere in che cosa si era cimentato Allo prima di buttarsi su i giochi rattosi del nostro amato Larry. Per quanto mi riguarda, devo dire che è stato molto divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao!